Ieri al Cineteatro Metropolitano si è dato il via alla prima delle quattro giornate del Festival Cosmos, uno degli appuntamenti più importanti del panorama mondiale realizzato dalla città metropolitana in sinergia con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero degli Affari Esteri e la Società Astronomica Italiana della Letteratura dedicata alla fisica, all'astronomia e alla matematica. Un appuntamento condotto dalla giornalista Eva Giumbo, che dopo l'apertura della serata e i saluti istituzionali del consigliere delegato alla cultura Filippo Quartuccio, a nome e per conto del sindaco Falcomatà, si è dato spazio ad una serata ricca di ospiti, come il professor Gianfranco Bertone dell'Università di Amsterdam, Anna Brancaccio, rappresentante del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Lina Misiano, responsabile del Planetario, Giuseppina Attanasio, dirigente settore cultura della città metropolitana, e il professor Riccardo Barbieri del Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria. Subito dopo il via allo spettacolo Spettri di Newton, una storia umana della luce, col quale si è conclusa la serata. Durante l'evento abbiamo ascoltato in conferenza stampa attraverso i microfoni di Telemia il consigliere Filippo Quartuccio, delegato alla cultura, il professor Gianfranco Bertone dell'Università di Amsterdam e il professor Riccardo Barbieri del Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria. Cosmos è per noi ormai un punto di riferimento, è l'evento principale che qualifica l'impegno della città metropolitana sul piano della valorizzazione e della promozione della cultura scientifica. È un investimento che abbiamo voluto fare già dal 2018 con il sindaco Giuseppe Falcomatà e Cosmos coinvolge una serie di professionisti, una serie di attori provenienti non solo dal nostro paese, dall'Italia, ma da tutto il mondo. E quando dico che qualifica il nostro impegno, intendo dire anche che qualifica le relazioni che questa iniziativa crea e le amplifica, perché partner di questo evento ad esempio è il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Istruzione, le Forze dell'Ordine, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, la SAIT, insomma una serie di realtà importanti del nostro territorio, istituzionali del nostro paese, che offrono un contributo fattivo sul piano della cultura scientifica. E il fatto che si tenga a Reggio Calabria proprio Cosmos è indicativo di quanto anche queste istituzioni vogliano dare spazio al nostro territorio, un territorio che sta diventando a mio avviso sempre più attrattivo, perché Cosmos non è l'unico evento che si tiene, ma fa parte di una serie di progetti, di una serie di iniziative che come amministrazione sia comunale che metropolitana abbiamo voluto porre in essere ormai da diverso tempo e continueremo a porre in essere per incrementare anche l'aspetto turistico nel nostro territorio. Queste non sono parole, sono fatti che noi abbiamo realizzato nel corso di questi anni e che vogliamo continuare a fare, perché riteniamo che l'imprinting, che questo impegno, che questa dedizione, che questa passione siano gli elementi giusti da mettere in campo sempre per il nostro territorio. E allora viviamo questa bella iniziativa che inizia oggi con questo spettacolo straordinario al dopolavoro ferroviario e che si protrarrà nel corso dei prossimi giorni fino al 13 di ottobre, anche con la realizzazione di laboratori per i ragazzi, con il coinvolgimento dei docenti e con il coinvolgimento chiaramente delle scuole, per poi concludersi con la cerimonia di premiazione presso il Teatro Cilea il 13 di ottobre a partire dalle ore 18 con la conduzione di Serena Bortone e l'esibizione dell'orchestra del Teatro Francesco Cilea. L'auspicio è sempre quello di coinvolgere il grande pubblico e tutto il territorio e avvicinarlo al mondo della scienza, avvicinarlo alla cultura scientifica. Quest'anno abbiamo tantissimi appuntamenti che porteranno grandi scienziati a Reggio Calabria e abbiamo previsto tantissimi punti d'incontro anche per i giovani del nostro territorio. Allora, il premio del Cosmos degli studenti è andato a un bellissimo libro, Un viaggio nel cervello, scritto da un importantissimo scienziato in collaborazione con un esperto di fumetti, e saranno loro a dare il sabato mattina la Lectio Magistralis per gli studenti, e nella stessa mattinata abbiamo previsto un incontro con tutti i finalisti del premio Cosmos. La riunione per decidere il vincitore del premio Cosmos sarà domenica, poco prima della cerimonia finale. Io rappresento l'Università della Calabria, il Dipartimento di Fisica. Abbiamo portato anche le nostre competenze, le nostre conoscenze qui a Reggio con grande piacere. L'idea è proprio quella di portare la scienza alla portata di tutti, far capire che non ci sono barriere,
in questi campi e che solo è necessario essere abbastanza curiosi per poter accedere a questo ambiente fantastico che è proprio quello delle ricerche scientifiche, che peraltro sono quelle che si fanno in Calabria.